Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro nuovo tutorial di fotografia. Oggi approfondiamo il flash. Abbiamo già visto le funzioni base di un flash, soprattutto come usarlo in automatico. Adesso andremo a vedere come poterlo usare in manuale. Considerate che potete usare in manuale con queste regole sia il vostro flash dedicato alla macchina, ma qualunque tipo di flash voi troviate in giro, anche che non sia dedicato per la vostra macchina fotografica, anche che sia un flash un po' più vecchio che ha solamente la funzione manuale. E l'unica cosa che dovrete conoscere sarà il suo numero guida. Il numero guida rappresenta la potenza del flash, quindi diciamo che più il numero guida è alto, più il flash è potente, più il numero guida è basso e meno è potente. Voi potrete tranquillamente trovare il numero guida del flash che avete o nelle istruzioni del flash, oppure andando su internet scrivendo modello e marca troverete indubbiamente in modo molto veloce il numero guida del vostro flash. Partiamo da un numero guida diciamo medio alto per i flash da slitta, diciamo 44, numero guida 44. Questo numero guida è 44 quando io uso sensibilità 100 e lo uso a piena potenza, quindi quando sul flash trovate l'impostazione 1/1. Quindi questo determinato flash a piena potenza, sensibilità 100, ha un numero guida di 44. Ora io come faccio a scattare sapendo il numero guida? Molto semplice, guardiamo tutti i parametri. Partiamo dal tempo. Quando io scatto con il flash, il tempo non influisce sull'esposizione, o meglio, non influisce sull'esposizione del flash stesso. Quindi, quando io scatto con flash, se non voglio fare nulla di particolare, dovrò scattare il tempo di sincronizzazione della macchina. Alcune macchine sono un 125esimo, altre macchine sono un 250esimo. Diciamo un 125esimo. Considerate che se io scatto a un trentesimo o a un mezzo, la luce del flash all'interno della mia immagine non cambia, quindi il tempo di scatto non varia quando uso il flash. L'unica cosa che mi manca, dato che sensibilità 100 già la conosco, potenza, piena potenza già lo so, mi manca il diaframma. Come faccio a capire con che diaframma scattare? Molto semplice, divido il numero guida per la distanza del soggetto. Quindi diciamo che il mio soggetto si trova a 4 metri, il diaframma che dovrò usare sarà 11. Quindi 44 diviso 4, 11. Questa è la regola base, quindi numero guida diviso distanza del soggetto, trovo il diaframma da impostare. Ovviamente io con questi parametri, che sono 5 in realtà, perché il tempo non lo tengo in considerazione, sono diaframma, distanza del soggetto, numero guida, sensibilità e potenza. Io posso giocare con questi 5 parametri. Quindi diciamo che se io voglio abbassare la potenza del flash, anche perché vi consiglio di non scattare a piena potenza, vi consiglio di scattare con un flash sempre a una potenza un po' più bassa. I parametri che uso io spesso sono un 16esimo, un 32esimo, un 64esimo. Più o meno il flash lo tengo impostato sempre intorno a quei numeri. Diciamo che io voglio dimezzare la potenza del flash, quindi imposto il flash, come abbiamo visto l'altra volta, su un mezzo, mezza potenza. Che significa? Che io ho tolto uno stop di luce tramite il flash, quindi devo andare a recuperare uno stop di luce con il diaframma. A questo punto invece di 11 il diaframma risulterà 8. Se vado a togliere e quindi scattare con un quarto, il diaframma diventerà 5,6. Tutto questo sempre a 100 di sensibilità. Se io voglio andare a toccare la sensibilità, diciamo che scatto a 200 ISO e voglio scattare a 5,6, che cosa devo fare con il flash?
dato che con la sensibilità ho recuperato uno stop, dovrò andare a togliere uno stop tramite il flash e quindi diventa un ottavo. Adesso noi vedremo la nostra assistente in pratica come si comporta e se ci può dare qualche altro consiglio, chi lo sa. Mamma mia, quanto la fa difficile! Ma ve lo insegno io il trucchetto. Ma non lo dite ai fotografi e soprattutto a Massimo. Se io voglio scattare a 800 ISO, come faccio a sapere il mio numero guida? Semplice. Imposto il flash ad un ottavo. Il mio numero guida sarà sempre 44. Voilà! E il mio diaframma sarà sempre 11. Altro esempio. 1006 di sensibilità? Bene. Imposto il mio flash ad un sedicesimo. Il mio numero guida, allora a quel punto, sarà sempre 44 ed il diaframma sempre 11. Ma se il mio soggetto invece sta ad 8 metri, il mio numero guida è sempre 44, come faccio a sapere il diaframma? Semplice. 44 diviso 8, 5,6. La sensibilità 1006. La potenza del mio flash, un sedicesimo. Se invece sta a 2, 44 diviso 2, 22, 1006, un sedicesimo. Oppure 800, sempre 44, sempre 2 metri, sempre 22, potenza del flash, 1 e 8. Beh, iniziate così, mi sembra molto più semplice. Grazie, grazie alla nostra Gabriella, so che vi ha detto qualcosa, ma io non ho sentito, spero sia qualcosa di intelligente ogni tanto, e vi do appuntamento a prossimi tutorial. Vi ricordo come sempre il nostro gruppo su Facebook Sensibili alla Luce, vi ricordo i corsi di fotografia che facciamo a Roma e vi ricordo anche di dare un'occhiata ai tutorial sulla pancografia, a cui noi teniamo molto perché siamo un po' affezionati alla vecchia pellicola e al vecchio lavoro del fotografo artigiano. Quindi grazie a tutti anche per questa volta, arrivederci.